Che sia mattina presto o notte tarda, questa città non dorme mai, mostrando facce sicuramente differenti e talvolta inattese. Benvenuto in Vietnam. Mi trovo a Pushkar e questo sleeper bus mi sta portando nella capitale Delhi. Ci sono pochi sedili su questi mezzi, soprattutto piccoli loculi chiusi, anche con letti matrimoniali, in cui poter riposare. Si paga un po' di più di una seduta normale, ma se si viaggia di notte ne vale sicuramente la pena. Dopo un primo volo che mi porterà a Calcutta, da lì decollerò in serata in direzione di Ho Chi Minh, la città più grande del Vietnam, a sud del paese. In questa lunga striscia di terra, un po' simile all'Italia, tanto come lunghezza quanto superficie, sono tante le attrazioni e i punti di interesse. Ma io sono qui principalmente per il mare, che ormai non vedo da 10 mesi, da quando mi trovavo a sud dell'India. Arrivo in Vietnam che è luna di notte, senza né visto né patente, ma fortunatamente mi fanno entrare. C'è infatti un permesso gratuito di 45 giorni. Dopo aver cambiato un po' di soldi e fatto la SIM card, tutto semplice e molto veloce, ma soprattutto disponibile visto l'orario, mi sistemo fuori dall'aeroporto per bere dell'acqua in un bar ancora aperto. Poi, con un autista abusivo in moto e dopo essere stato anche inseguito dalla polizia e lui multato perché senza licenza, arrivo in centro, in un ostello che mi era stato consigliato, ma è pieno. Per compassione mi lasceranno riposare qualche ora nella hall e alle 6 mi chiederanno cortesemente di allontanarmi. Vago così tranquillo alle prime luci del giorno in uno dei pochi parchi di questa grande città. Lo spettacolo che va in scena è quantomeno originale e rapisce la mia attenzione. Questi vietnamiti, perlomeno in città, sembrano molto attenti alla condizione fisica. E a queste prime ore sono tanti, soprattutto gli anziani, che si allenano. Mi colpisce la loro determinazione ed i movimenti armonici e coordinati. Mi piace come si godono tranquilli gli spazi aperti. Anche qui in Vietnam sembra esserci tanta vita di strada, proprio come piace a me. Dalle 6 si saranno fatte le 8, ancora presto per qualsiasi check-in in ostello. Il mio contatto qui in Vietnam sta ancora dormendo e non mi rimane che continuare a girovagare stanco per questa nuova città. Sono affamato e vedo in continuo gente mangiare per la strada. Ci sono ristorantini improvvisati in ogni dove e tutti consumano questa zuppetta, che scoprirò poi essere il pho. Così, sempre con la mia logica di fermarsi nei posti in cui vedo più local, mi decido a fare una sosta in questo vicolo, dove su dei mini tavolini in plastica distribuiscono la zuppetta, che sembra pure contenere pesce e pasta, oltre ad uno squisito carpaccio di manzo, altre carni varie ed un ovetto sodo. Insomma, un piatto leggero che punta dritto alla sostanza. Risucchio la pasta, come ho imparato a fare in Giappone, perché attraverso l'ossigenazione le papille gustative si esaltano. La carne di maiale era un po' che mi mancava.
Questo è un misto di carne, pesce, verdure, non male. La città di Ho Chi Minh, che ha circa 11 milioni di abitanti, è davvero tranquilla. Nessun clacson, meno che in Nepal, sebbene per le strade ci sia sempre uno sciame di motociclette. Finalmente incontrò il mio uomo, Riccardo, che conobbi qualche mese fa in Nepal, mentre camminava in Lantang. Lui è una ragazza vietnamita, Anna, proprio di Ho Chi Minh. Mi daranno un sacco di dritte. Hai già ordinato i due black coffee? Con te? Eh? No. Ah, ma abbiamo anche un'altra cosa qua. Sì, ci ho preso questo. Diciamo. Oh, questi sono belli caldi. Questo è una brioche. Spagnotta. Dolce con le mandorle. Questo ci piace sicuramente. Sorry. Where to buy? Buy. Shop. Siamo a pochi giorni dal Natale, sebbene dal clima non sembri. Mi sorprende davvero vederli qui. Ne sono molto goloso. Scusa, sono entrato in... No. Sei entrato in scena prepotentemente. Visto che non vuoi panettoni. Grazie. Panettone me lo farei, eh. Un deca glielo potrei anche dare per un chilo di panettone. Andiamo. Che bello, boulevard. Ma devi stare in Svizzera quasi. Qui c'è il Mekong. Il signor Mekong. Il signor Mekong. Quella lì è la parte ricca della città. Quella sud, sì, me lo diceva anche il ragazzo ieri. Pranzo, ci vediamo con la sua ragazza ed un'amica a mangiare noodle di pesce in un posto per lavoratori in pausa pranzo. Sì. Un'altra zuppa leggera, con pesce cotto in modi diversi, pasta a base di riso, in cui spesso si aggiungono insalate ed erbe aromatiche a crudo. Yes. Thank you. You have multiple benefits in the morning. E questa cos'è? Non è cipolla? No. Cipolla, sì. Ah. Un sapore. Come si dice dalle vostre parti, un po'... In queste prime giornate in Vietnam, la mia priorità è di prendere una moto e raggiungere il mare. Non sapendo bene il giro che farò, preferisco essere indipendente ed acquistarne una. Se stai più di un mese, ne vale la pena anche in termini economici. Casualmente, ma non troppo, incontro in ostello un ragazzo vietnamita al quale racconto la mia storia e si offre disponibile di accompagnarmi nella ricerca. Bus number 13. It will come soon. Yeah. If it's not here already. Ah, it's there. Oggi infatti non lavora. È cresciuto negli Stati Uniti, è tornato qui da pochi anni e lavora insegnando inglese ai bambini. Per me è fondamentale disporre di un local, perché qui ci sono centinaia di annunci, ma la barriera linguistica è notevole. Number 13. È un po' alcolizzato, ma poco importa. Chi sono io per giudicarlo? Vuole solo darmi una mano e io ho bisogno di lui. Andremo così nel distretto 9,
a 15 km dal centro, dove abita un venditore che abbiamo contattato poco fa, dopo aver visto un annuncio su internet. Che effetto vedere un presepio qui in Vietnam, a pochi giorni dal Natale. È un sacco che non sto in mezzo ai cattolici, praticamente da quando ero su dell'India un anno fa. In Vietnam i cattolici sono la metà dei buddhisti, al 12%, e seguiti dai caodaisti, facendo del Vietnam uno dei paesi meno religiosi al mondo, con un credente ogni 4 abitanti. In Italia, sempre dati alla mano, è l'opposto. La quiete e l'ordine di questo sobborgo mi sorprendono e mi ricordano tanto il Giappone. Roy, dai. Purtroppo il mezzo che andiamo a provare non è in buone condizioni e visto l'orario siamo costretti a soprassedere e tornare in ostello. Mentre siamo in attesa di un autobus che ci riporta verso la città, mi accorgo che qui ci sono davvero parecchi vicodeli, abbastanza nuovi e di una forma esterna leggermente diversa dalle nostre. Ricordo un po' la terza serie con questi fari. Nel tornare in città, proprio lungo lo stradone, vedo diversi venditori di moto e all'improvviso decidiamo di fermarci. Abbiamo trovato questo Honda Blade, 17.000 km, 12 milioni, ma adesso lo tiro a 10, vediamo. Alla fine chiuderò 11 milioni, poco più di 400 euro, ma soprattutto non mi accorgerò che il contachilometri è fermo a 17.000 km, chissà quando, ma poco importa. È un mezzo abbastanza nuovo del 2017 e spero che mi faccia divertire senza troppi problemi. Nice touch! Tu mai? Eccitato come un bambino, torno in centro. Ormai ci siamo, rimarrò in città ancora un paio di giorni per sbrigare un po' di faccende e poi sarò libero di partire. La sera mi concederò un peccato di gola in un ristorante tipico dove assaggerò un pesce d'acqua dolce servito nella tradizionale pot o pentola posizionata al centro del tavolo. Tarderò pochi minuti ad entrare in confidenza con i ragazzi del tavolo a fianco e che mi insegneranno come meglio degustare il piatto e le tante salse e condimenti annessi. Il mio mezzo, soprannominato il Lama, originariamente chiamato Honda Blade, è una moto semiautomatica, ossia senza frizione, ma con i cambi, di cilindrata 110, ed ha bisogno di un paio di accessori, come un portapacchi più robusto su cui mettere la mia borsa, un portacellulare ed anche una bella presa USB a cui lo posso attaccare. Mi sistemano tutto a puntino, in questa via specializzata a pochi chilometri dal centro, e dove operano solo commercianti ed artigiani per le due ruote. Qui in Oriente, con la logica dei distretti o dei mercati, c'è un concetto diverso di competizione. Della serie l'unione fa la forza. Ok, il Lama è pronto a partire. Io anche, e non ci rimane che gustarci le ultime ore per la città. Ho Chi Minh mi sta sorprendendo molto. Non pensavo di trovare un paese così sviluppato.
Si respira ancora aria di cemento fresco talvolta, così come di lusso. La gente qui è parecchio trendy e molto attenta alla cura della persona, con centri per capelli, unghie e massaggi in ogni dove. Marche del lusso e tipologie di negozi monomarca che, pur essendo europei, stanno sempre più scomparendo nelle nostre città, qui crescono a dismisura. Anche per le grandi imprese, tanto dei beni di largo consumo come per il lusso, è questo il nuovo centro del mondo. Gli alti e moderni grattacieli con il calare delle luci si illuminano sempre più e la gente del posto si mescola ai turisti, approfittando di ogni angolo della città. È l'ultima sera per me qui a Ho Chi Minh e con piacere torno in una pizzeria in cui ero stato con i ragazzi qualche giorno fa. Si chiama Amano e fanno un impasto di pizza contemporanea napoletana davvero incredibile. È pazzesco il livello qualitativo che anche all'estero sta raggiungendo la pizza con questa nuova moda degli impasti idratati e soffici. Poi torno verso l'ostello, nel distretto 1, dove con il calare delle tenebre si apre un mondo fatto di musica, divertimento, ma soprattutto tanta prostituzione. Ci sono signorine in ogni dove, che sorridono e propongono un po' di compagnia per poche decine di euro. Poi ci sono le cubiste in strada, con decine di tavolini sottostanti, e lì mi fermo ad osservare la clientela, quanto mai variegata che la compone. Dai single, o quantomeno uomini non accompagnati, alle famiglie, ma anche gruppi di donne e bambini, tanti giovani e ragazze, ma qui poi si fatica a capire il confine con chi effettivamente sta lavorando. Vedo dell'imbarazzo nelle donne occidentali quando incrociano i miei occhi per queste strade. Mi fa un po' schifo tutto questo. Dopo un po' che filmo, le signorine intorno iniziano ad accorgersi di me e della mia telecamera. Direi che ho visto abbastanza per oggi. Non voglio avere problemi ed ho certamente compreso che questo posto non fa per me. Il giorno seguente finalmente inizio a spostarmi, non prima però di essere passato al Museo della Guerra, in cui attraverso centinaia di testimonianze fotografiche vengono spiegate per filo e per segno le brutalità dell'attacco francese prima e soprattutto americano poi nei confronti di questa gente e culminati con la guerra tra il 1955 ed il 75. Un impiego massiccio di armamenti, soldati ed investimenti, spesso superiori a quelli della prima e seconda guerra mondiale. Ma soprattutto la brutalità dell'utilizzo di armi chimiche, che oltre ad aver ammazzato migliaia di persone, hanno purtroppo segnato e continuano a farlo le generazioni a seguire. Prima di andarmene, però,
Ci tengo anche a farti vedere il mio ostello, carino ed economico per essere in una grande città. Con 4 euro al giorno posso stare in un letto in camerata. In questo caso ci sono 4 letti a castello, con a terra gli armadietti per riporre le proprie cose, oltre ad un ampio bagno in condivisione. Se si viaggia da soli è anche un ottimo modo per conoscere altri viaggiatori. Finalmente abbandono la città per dirigermi sulla costa. Mi hanno parlato bene di Nha Trang, ma è distante una decina di ore e la raggiungerò in un paio di giorni, mettendo già in conto oggi di fermarmi dopo 4 ore, nei pressi di una bella spiaggia e di un albergo abbandonato, in un posto trovato sull'applicazione iOverlander, che uso solitamente in camper. Tira molto vento qui e lo spot non è il massimo. Raggiungo quindi un vicino ristorante e dopo aver mangiato qualcosa chiederò cortesemente asilo per piazzare la mia tenda. Il clima è tranquillo e rilassato. Dopo cena mangiamo insieme del jackfruit. All'inizio mi dicono di no, forse non capiscono. Poi faccio vedere loro alcune foto dei miei vecchi viaggi in tenda e di un modo o nell'altro decidono di farmi stare. Così sistemerò il mio giaciglio e passerò per la prima volta una notte in tenda in questo Vietnam. La spiaggia è carina, ma piena di plastica. Preparo le mie cose e cerco un posticino dove prendere un caffè prima di tornare qualche ora al mare. Effettivamente questo angolino è davvero bello ed il vento rende il caldo sopportabile. Sfortunatamente però tutto intorno è pieno di plastica riportata dal mare, un sacco di plastica di tutti i generi. È brutale vedere tutto questo. Ci sono poi delle boe e delle imbarcazioni che piano piano si squagliano disperdendo piccoli frammenti di polistirolo. Mi fa male tutto questo spettacolo, al quale oltretutto non sono abituato, non essendo un tipo di mare. Tutto di colpo si vede la brutalità degli effetti del nostro inquinamento. Migliaia di persone hanno buttato piccole cose nei fiumi o nei mari, pensando di liberarsene, ma poi è la natura che ci risponde, rispedendo al mittente il regalo poco gradito. Questo Vietnam ha davvero tante facce, anche nello stesso posto, come in questa spiaggia. Alcune mi piacciono ed altre meno. D'altronde questo siamo. Mi pare uno stato molto in crescita e molto turistico. Mi ritrovo con quanto mi dicevano alcuni amici. La gente, ad un primo impatto, è un po' dura, ma poi si aprono e sono gentilissimi, come è successo ieri sera quando mi hanno ospitato. Non so, mi pare comunque un paese interessante da scoprire. Lo vedremo nelle prossime settimane. Sta pronto, famiglia. Nos vemos.